Ed eccoci qua con un'altra di quelle puntate di esercizi risolti dritti al punto. Te l'ho voluto anche inserire nella categoria playlist di domande di colloquio perché secondo me può capitarti in una posizione entry level. Noi abbiamo una parola e ci chiedono di trovare il carattere centrale di quella parola, ok? E quindi com'è che si fa? Secondo me si può fare pensando se è dispari o pari, perché ragioniamo un attimo, tu come umano come faresti? Ti arriva una parola, vedi che è cipolla, dici ma quanto è lunga cipolla? Vedi che è dispari, quindi dici a destra e a sinistra ci devono essere lo stesso numero di caratteri, quindi quello centrale che mi rimane è il carattere centrale che devo ritornare, se invece fosse pari ne dobbiamo ritornare due. Quindi da qui capiamo che capire se la parola è pari o dispari ci è di grandissima utilità. Ci arriva cipolla, io te l'ho risolto in questi due modi, poi magari mi dici nei commenti se tu hai un altro modo per risolverlo, ci confrontiamo, sarebbe figo. Arriva cipolla. Io capisco se è pari o dispari, usando il modulo. Se mi torna 0 è pari, no? Se mi torna invece qualcosa diverso da 0, tipo 1, è dispari, vero? Se divido per 2. Quindi ecco che finisco in questo caso del mio ternary operator. String value of word.charat, quindi della mia stringa, mi prendo il carattere dandogli l'indice di questa lunghezza diviso 2, proprio quello che abbiamo detto. Quindi 7 diviso 2 fa 3. E dato che le stringhe sono zero-based index, conterò fino a 0, 1, 2, 3. Mi sono preso la O. E vedendolo invece con la soluzione numero 2, sempre nel caso dispari, cosa ho fatto? Qua ti ho utilizzato lo string builder, così vediamo anche questi strumenti. String builder.append word charet, di nuovo, come vedi, word length diviso 2. È praticamente la stessa cosa, semplicemente ti ho voluto far vedere lo string builder con append, perché secondo me può tornare utile in altri casi e quindi magari ci prendiamo dimestichezza. Che succede nel caso pari? Quindi cipolla 0, ok? Se noi abbiamo cipolla 0, ecco che finiamo nel primo caso. Ed ecco che facciamo una substring, ok? Substring length diviso 2 meno 1. Ci ricordiamo che per il substring questa parte è exclusive. Nelle stringhe si conta da 0, quindi ho qui la cipolla 0 che è lunga 8. Diviso 2, 4. 4 meno 1, 3. Quindi che facciamo? 0, 1, 2, 3, siamo arrivati alla O. Poi io gli ho detto length 2 più 1. Occhio che non è che arrivo la L, arrivo la seconda L. Perché length diviso 2 aggiungo 1, length diviso 2 più 1 ho aggiunto 2. Ma dato che length diviso 2 più 1 è exclusive, non arrivo alla seconda L prendendola, arrivo alla L prima. Ecco che mi prendo O. L. Stessa identica cosa qui. Ti ho voluto far vedere come si usa il builder, che puoi usare append e di nuovo append e poi di nuovo append, così puoi unire e creare la tua stringa come piace a te. Ma andiamo in play e ti faccio vedere che effettivamente ci ha tornato la parte centrale della nostra stringa di lunghezza pari. E se invece la facevo di lunghezza dispari e lo faccio ripartire, ora lui ci tornerà la nostra O di cipolla. Insomma, spero che ti possa tornare utile questo piccolo esercizio, magari fammi sapere nei commenti se tu l'avresti risolto in altri modi, sarebbe strafigo metterlo a disposizione anche di tutte le altre persone che magari vedono questo video, e magari se ti è piaciuto lascia un bel like, faccelo sapere, o iscriviti se sei nuovo o nuova, perché ne faremo tanti di questi esercizi di colloquio con tutte le cose che ci sono capitate in questi anni. Come sempre ti auguro il meglio nella vita e nel coding. Alla prossima, ciao!